Il modellismo ferroviario ci può essere veramente di aiuto per realizzare tutto ciò che può essere il diorama, il paesaggio, la strada, il bosco, la montagna. Chiaramente chi non è un modellista ferroviario dirà: ma a me della massicciata cosa mi può interessare? Nulla. No, è sbagliato. Perché lo stesso materiale e la stessa tecnica, con ovviamente una variante, mi può servire per creare che cosa? Una strada con i sassi, oppure una strada di campagna. In che modo lo possiamo realizzare? Allora, innanzitutto utilizzando che cosa? Utilizzando, come abbiamo fatto nella massicciata, vinavil colorato con la nostra graniglia vegetale, e in questo caso vedete che è stata fatta in due parti molto diverse, in quanto da questa parte ho utilizzato del vinavil, da quest'altra parte ho utilizzato una pasta. Innanzitutto la diversità qual è? È che mentre con il vinavil non abbiamo una omogeneità, con la pasta sì. Perché? Perché il vinavil è un qualche cosa che non ha spessore, quindi quando gli appoggiamo la nostra graniglia vegetale rimane, diciamo, in sospensione. Con la pasta basta una leggera pressione e riusciamo realmente a farla, l'effetto peso riusciamo realmente a realizzarlo. Perché? Perché una strada di sassi, come è fatta nella realtà, si mette uno strato di sabbia, si prendono i nostri sassi, si picchiano molto bene, si pressano nella sabbia, dopodiché si utilizza della sabbia per livellare il tutto. Quindi la prima parte in cosa consiste? Facciamo il nostro strato di sabbia, gli mettiamo la pietra e la schiacciamo. Ovviamente il vinavil, come abbiamo detto, non ha spessore, quindi il schiacciare è, per modo di dire, con lo strato invece di pasta lo schiacciare è reale. A questo punto dobbiamo fare che cosa? Solo uniformare il tutto. Dobbiamo mettergli lo strato di sabbia finale. Chiaramente non utilizzeremo la sabbia, anche perché in questo caso specifico la scala che cos'è? È 1,87, quindi in 1,87 dovremmo avere con questo tipo di pietra una sabbia che in pratica è una polvere come dimensione. Adesso cosa facciamo? Cerchiamo di livellare il tutto. Per livellare il tutto facciamo come abbiamo visto nella costruzione della massicciata: prendiamo un pezzo di legno, glielo appoggiamo sopra e a questo punto lo martelliamo. Pezzo di legno più robusto possibile è, meglio è molto duro. Possiamo usare ad esempio, non lo so, un lisciatoio. È la stessa cosa, funziona bene. Una volta fatto questo, rovesciamo il tutto, togliamo quello che non si è incollato e a questo punto cosa facciamo? Facciamo la stesura della nostra pasta utilizzando e questo sarebbe la nostra sabbiolina. Utilizziamo sempre la nostra pasta, in questo caso come colore è la strada bianca, dopodiché invece di acqua e vinavil utilizzo un altro prodotto che è detto fondogesso, dove malgrado il nome diciamo che di gesso ne contiene abbastanza poco. Viene chiamato fondogesso perché viene utilizzato in pittura dai pittori per primer per le tele, soprattutto ad olio, in quanto sulla stoffa non si potrebbe assolutamente stendere il colore se non
diciamo gli diamo una mano di un primer, che in questo caso è appunto questo prodotto fondo gesso. Fondo gesso perché? Perché è un prodotto che si presenta molto liquido. Fondo gesso, allora lo puoi trovare anche nei colorifici, nei... Lo si può trovare tranquillamente nei colorifici. Bisogna solo stare attenti alla sua qualità, perché ci sono fondo gessi che sono realmente in pratica gessi con aggiunta, diciamo dei gessi liquidi, quindi contengono veramente tanto liquido, tanto gesso, e purtroppo come qualsiasi prodotto a base di gesso può creare, soprattutto nel modellismo, in seguito con il tempo delle brutte crepe, mentre sulla tela non crea problemi, nel modellismo può creare problemi. Questo in particolare, ad esempio, è un fondo gesso che contiene una forte quantità di resina e quindi è, diciamo, un qualche cosa di più assimilabile a una pasta acrilica che non a un fondo gesso, quindi non abbiamo in seguito spiacevoli screpolature. È un prodotto, come si dice, molto legato. Molto legato, esatto. Allora, visto che appunto, come abbiamo detto, non posso utilizzare ovviamente la mia sabbiolina, utilizzo, chiamiamola, una sabbia finta per amalgamare il tutto, e a questo punto non faccio altro che chiaramente, per metterla maggiormente in risalto, l'annacquo, perché mi serve che vada proprio dentro. Non ho bisogno di un qualche cosa che mi formi spessore, ma mi serve un qualche cosa che mi faccia solo da amalgama. Poi la graniglia di mais tende ad assorbire anche umidità, acqua. Sì, in questo caso diciamo che acquista il colore, e poi essendoci appunto in questi composti parecchia resina, non fa altro che viene assorbita e quindi il tutto viene perfettamente fissato. Poi, a secondo se vogliamo far un qualche cosa di uniforme oppure meno uniforme, aggiungiamo o togliamo prodotto. In che modo? Diluendo proprio maggiormente il prodotto. In questo caso aggiungo parecchia acqua, perché sto asportando il prodotto in modo tale da far affiorire, quando il tutto sarà asciutto, il sasso effettivo, in modo tale che questo rimarrà, diciamo, una strada acciottolata. Invece per la nostra strada di campagna, possiamo invece far che cosa? Aggiungere più pasta. In modo tale che i nostri sassi affiorino, ma molto molto poco. Abbiamo il nostro sasso che è comunque molto ben schiacciato del terreno. Vedete che ad esempio col pennello do un altro tipo di movimentazione. Adesso diciamo che la nostra strada è completamente finita. Possiamo
utilizzare anche direttamente questo prodotto che è il fondogesso, così almeno vedete com'è. È un prodotto che ha una consistenza tipo yogurt, ha una cosa, il fondogesso, diversamente dalle paste, ha un grande vantaggio, prima di tutto ovviamente il costo, perché ha un costo veramente basso. È molto utile ad esempio a chi? Al wargamista, soprattutto se lavora con che cosa? Con polistirolo, in quanto il fondogesso non intacca minimamente il polistirolo e può essere un ottimo supporto come base per evitare che le successive lavorazioni possano ad esempio rovinare il polistirolo. Perciò a cosa vi può servire? Mi può servire, io ho fatto un lavoro utilizzando il polistirolo e a questo punto, dandogli una mano di fondogesso, che tra l'altro ci sono di due colori, sia bianco sia nero, posso creare uno strato isolante in modo tale che poi nelle successive lavorazioni, soprattutto magari quando lo devo colorare, non ho nessuna controindicazione. In questo caso chiaramente ho utilizzato un fondogesso bianco, quando il tutto sarà asciutto dovrò colorarlo. Nell'altro caso invece ho utilizzato un fondogesso, non gli ho aggiunto del colore perché il fondogesso si sposa molto bene con le paste acriliche piuttosto che con un colore qualsiasi, però se vogliamo possiamo chiaramente aggiungergli del colore e avere un fondogesso colorato come vogliamo. In questo caso qua ho già una base già pronta e già colorata, dipinta. Dopodiché ricordiamoci però che mentre fondogesso più pasta acrilica, e soprattutto grazie alla pasta acrilica abbiamo un ritiro minimo, il fondogesso ha un forte ritiro. Quindi quello che noi vediamo adesso come risultato è un risultato che ci piace, sì, ma non è detto che quando sarà asciutto rimarrà così, infatti verrà molto messo in evidenza tutto il nostro acciottolato in quanto si sarà molto ritirato. Qua vedete invece che mentre sta asciugando va via quello che si era formato precedentemente, che era appunto una patina di acqua, l'acqua sta evaporando, ma quello che sto vedendo è quello che sarà il mio risultato finale, in quanto la mia pasta non si ritira, quindi riesco già da prima e da subito vedere quale sarà il risultato finale. Col fondogesso bisogna metterlo, aspettare che asciughi ed eventualmente, se quello che abbiamo fatto non ci piace, ripetere l'operazione finché vedremo quello che a noi soddisferà maggiormente. Queste sono soprattutto le due di grandi diversità. Come avete visto, a questo punto, utilizzando la stessa tecnica con una piccola variante, possiamo, non abbiamo preso che cosa? Spunto dal materiale e dalla tecnica per realizzare una massicciasta, ma abbiamo creato una cosa completamente differente che non ha nulla a che vedere con la massicciata. Che cosa? La nostra strada acciottolata. E questo è uno spunto proprio per farvi capire che non bisogna guardare in questo caso le puntate di corso di modellismo, oppure appunto presentarsi nelle fiere, guardare solo ciò che interessa, ma spaziare in tutti i campi del modellismo, perché cose utili e interessanti possiamo sempre comunque trovarle.
Senti una cosa, ma il fondo gesso seccando si può screpolare oppure è abbastanza aggregante e non si screpola? Allora, Se è usato puro, sulla tela no, assolutamente, non si screpola. Se invece viene utilizzato per questo tipo di applicazione, diciamo che se gli aggiungiamo parecchia acqua, perché volendo possiamo anche diluirlo, sì, ha una tendenza a screpolarsi. Se lo usiamo invece puro, se dato in spessori abbastanza corposi, si screpola. In spessori minimi, tipo come l'ho dato con questo esempio, no, rimane molto compatto. Proprio perché? Perché la quantità di gesso contenuta è minima e ci sono dentro delle resine che lo tengono sempre diciamo agglomerato, senza che a un certo punto cambiando e asciugandosi questo vada a screpolarsi. Possiamo creare degli effetti che possono diventare interessanti, ad esempio accelerando il processo di asciugatura. Accelerando il processo di asciugatura utilizzando che cosa? Una fonda di aria calda, utilizzando un phon. Utilizzando un phon diciamo che ha una tendenza a proprio a screpolarsi. Può essere interessante perché? Perché screpolandosi potrebbe ricordare ad esempio quel terreno che precedentemente era bagnato, poi il forte calore l'ha fatto asciugare molto velocemente e quindi abbiamo quelle zone dove il nostro terreno ha quelle spaccature sue particolari. Questo può essere utilizzato per fare questo tipo di attività. Chiaramente dobbiamo asciugarlo con una fonte di calore, phon, oppure quelle pistole a caldo, facendo chiaramente prima delle prove, perché a seconda della temperatura possiamo avere una maggiore o minore screpolatura, se non addirittura un cambiamento proprio di testurizzazione e di risultato proprio finale. Quindi facciamo sempre prima comunque delle prove su dei pezzetti.